pochi istanti fa, Cucchi, è finito il lunghissimo applauso durato 3 minuti e mezzo dalla curva sud per ricordare Christian e Stefano, il papà, il figlio, tifosi della Roma tragicamente scomparsi in un incidente stradale quando stavano ritornando dopo la serataccia di Roma-Bayern, finita purtroppo ancora peggio. Ebbene, c'è stato un applauso lunghissimo, ripetiamo, durato 3 minuti e mezzo, è finito proprio poco fa. Tra l'altro la curva sud ha mainato le bandiere e prima della partita la mamma del piccolo Stefano e anche la moglie di Christian, così come la figlia e il fratellino, sono presenti in tribuna e hanno ricevuto un mazzo di fiori dal portiere della Roma De Santis, che oggi siede in panchina, questa sera siede in panchina, prima della partita è salito in tribuna. Feel so close to you right now, it's a force field. E prendiamo la linea dallo Stadio Olimpico, dove sta per iniziare la nona giornata di campionato, sta per iniziare Roma Cesena, amici di Roma Radio, anche per Davide Rossi. Crosi di sfondare la Roma da destra, in mezzo c'è Dulba, a destra Gervinho, ancora Crosi in possesso di palla, taglio di Gervinho, palla per lui, in area di rigore, Gervinho dentro per destra! Ci pensa Mattia! Roma 1, Cesena 0. Segna un gol a partita, 23° gol su 30 partite da titolare con la maglia della Roma. Infatti a destra è un centravanti formidabile e non sono sorpreso per niente, e faccio anche fatica a commentare. Ancora Florenzi, sempre da lì, sempre da sinistra, alza il braccio destro, eccolo il cross tagliato sul secondo palo, ma la sponda dentro, il tiro, il gol! Cesena con una vittoria ennesima qui allo Stadio Olimpico, finisce qui Roma Cesena, vince la Roma 2-0 sul Cesena, vittoria in scioltezza. Ci ha pensato Daniele De Rossi con questo gol dopo tanto tempo allo Stadio Olimpico a chiuderla, per fortuna della Roma, che tra l'altro mantiene ancora imbattuta la porta in casa nelle partite. Ha segnato il Genoa, perché c'è tutto lo stadio che esulta, e noi stavamo aspettando la fine perché stavano in pieno recupero. Antonelli ha segnato, Genoa in vantaggio. Stiamo parlando del 94esimo praticamente. Attenzione, Madri. Palla in verticale per Matri, spalle alla porta, c'è Buonda su di lui, ancora Perotti, si propone centralmente Greco, servito invece Bertolacci, pallone morbido, attenzione a Matri, al volo Altorini. Genoa in vantaggio, Antonini al 49esimo. Incredibile, incredibile.